Qui va, ok. Qui va. Allora, vai. Ci si cambia, ragazzi. Buonasera agli amici di Instagram, buonasera agli amici di Facebook. Scusate il ritardo, qui c'ho il grande presente TV, è stato qui in a vegetare in un'ora. No, aspetta, sì, a maturare, sì. Allora, un'ora e dieci, sì. Qui abbiamo Lady Blue. Sono cresciuti anche i capelli. Ciao, grande Mirko, scusate ragazzi, venite. Il nostro Nilo presente TV, ormai, ma qui che è successo? Perché siamo arrivati, quindi? Vediamo. Attivazione. Attiviamo questo magico geo, via. Il lubrificante. Lubrificante. Allora, mi raccomando, per attivare il geo e avere una ricarica supplementare di oltre il 100%, va bene? Quindi c'è uno shampoo in dotazione che avete come Aminox. Ciao Salvatore, come stai, mitico? C'è Mirko Tronco de Faggio, attenzione. Quindi guardate il geco, quindi è l'operazione fatta semplicemente. Ero in diretta adesso, insomma ero in live con dei clienti oltre il continente, che hanno fatto la loro prima, quindi le prime ricariche, quindi si teneva quindi il live in diretta. Ma in due minuti e mezzo si fa tutto, va bene ragazzi, quindi il magico geco, quindi abbandonate il pennello, è vero o no? Abbandonate il pennello cinghiale, va bene? Abbandonate il pennello cinghiale e passate, quindi è al grande alla mitico, alla colla coi topi, va bene? Allora il geco, una volta riattivato, poi lo asciugate, quindi c'è tutta la preparazione, ma è molto semplice. E poi lo potete fare, quindi se anche sbagliate diverse volte, lo potete fare quante volte volete. Quindi potete staccare, poi in cucina. In cucina, è vero, amico, eh? È vero, al dente lo fate. Stasera c'è un bel frontale anche te. È così, il Mirko è così. Sì, vediamo un po' cosa è successo, Lady Blue. Vanno migliorando. Tira, vediamo un po'. Bene. Il fantastico geco, quindi per chi vuole eliminare il problema del prurito, perché tanti clienti ci telefonano con la colla, ora basta questa cosa, insomma, alla fine tanto tempo, ogni giorno ci sono sempre più clienti che ci vengono a dire che hanno o il problema del prurito, o il problema, no? Che problema ci possano avere? Quello della, vediamo se il grande Mirko lo sa. Non ti stavo seguendo perché sto guardando il frontale. Ah, ok, quindi che problema possono avere? Sulla colla? Dopo il prurito. Dopo il prurito c'è la stagionatura, viene dalla piantagione, si crea una muffa. No. Sei così. Vediamo un po'. Vediamo il magico geco che tenta di aderire. Vediamo se aderirà. Basta premere. Quindi vi dicevo, per chi è ancora alla colla, attenzione. Ora si fa sbizzarrire la nostra Lady Blue, high stylist. Per chi è ancora alla colla, allora ci avete la possibilità, senza buttare via ulteriori soldi con i vostri impianti, mi hanno fatto pagare come vichinghi, 1000 più euro, potete trasformarli alla tecnologia del geco con 199 euro più IVA. Quindi potete telefonare sempre allo 055 88 25 717 e potete veramente quindi abbandonare la colla, quindi i problemi. Ora arriverà il tempo delle mele e ci sarà più di 30 gradi, giusto? Ora si arriva d'estate. E ora ragazzi, quindi ricordatevi che ogni 3-4 giorni non è che fate il ritocchino e il pennellino, va bene? Quindi passate alla tecnologia del geco anche senza spendere troppo, perché 199 euro più IVA si può fare, no? Quindi alla fine lo potete gestire direttamente e poi potete richiedere il servizio del Geco Drive. Mirko, in che versione è oggi? Oh. È più interessante capire la mia versione, capite? Fammi capire questo. No. Ah no, dici. Cesare, Salvatore. Salvatore. Il grande Salva ti dice, in che versione sei oggi? Sono Bluette. Bluette? Bluette, te. Bluette, te. Versione Bluette. Quindi Nilo presente TV. Nilo. Che ormai non ha più tempo neanche di mangiare, perché il successo lo chiama. No, ragazzi, seguite la storia, veramente. No, il canale. Perché io penso nell'ultimo anno, è esploso, giusto? Sì, si può sì, dire? Sì. Allora, veramente. Io ho confrontato, se va sul sito internet di Mediaset. Ascoltate ragazzi, Quindi voglio dire, non è che andiamo a parlare della seconda rete a livello nazionale, prima c'è la Rai e poi c'è Mediaset, no? E poi? E poi dopo c'è la 7 Cairo e poi ci siamo noi.
quindi sette quarto Hydro, gruppo, la 7 di quarto Hydro, gruppo sì. Nazionale. Mediaset fa circa 25 milioni di telespettatori la settimana. 25 milioni? 25. Noi stiamo arrivando ai 16. Attenzione, siamo ragazzi, in salita, attenzione. Siamo in salita. Puntiamo allora, a raggiungere. Il Geco ha puntato in alto e Nilo, presidente TV, ha scelto il Geco abbandonando la colla che aveva stiamo facendo belli per voi. Quindi per andare in trasmissione, quindi per fare il programma, io penso sia uno dei programmi più seguiti. Più visto, più sulla musica da sala, da ballo, sì, è conosciutissimo, cantando, ballando. Cantando, ballando. Guarda se c'è un capello per traverso anche. Bello, però quando ricominci a schiarirti, ricominci a essere il grande Nilo, quello, capito? Quello che ha dominato le chiari, scene, l'ha dominato. Per un periodo siamo diventati mori addirittura, no? Neri. Quasi nero. Sì, 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 ora si sta tornando indietro. Gabriele ha scritto che è stata truffata da un'altra persona. Dove? Chi è Gabri? Gabri! Che è successo, a Gabri? Primo, a livello di capelli. Io lo farei non Gabri, che è successo? Neanche lungo lungo, una via di mezzo. Non che fai neanche. Oggi? Oggi ti rivedo, quando si avvicina la primavera, Nilo presenta il TV, ritorna al suo colore originale. Sì. Va bene, con il cieco spaziale. Un taglio. Emilio ti dice, un taglio Mirko, la sfida la vinco io a mani basse. Capito? Ora c'hai dei concorrenti. Invisibile da paura. Hai capito? Grande Emilio. Emilio. Mitico. Emilio. Vivo di esperienza, mando ragazzi davanti. Grande. Allora, dovete ricordarvi, Emilio fa parte della nuova nidiata, no? Cresciuti sulla scia del grande Mirko, che oggi stanno dominando nelle regioni d'Italia, insomma, capito? E sono i punti di riferimento per questa straordinaria tecnologia del Geco. Quindi c'è il campionato del mondo del frontale del Geco. Mirko è stato dominatore per anni, ora c'è questi ragazzi si avvicinano. Sfida vivo, ci mi tocca smettere di giocare. Sfidano il re. Emilio, capito? Gabriella dice che è stata a Napoli a livello di capelli per quello che ha speso. Ah, ok, ma non da noi, non c'entra niente, ok. Lo so, mi dispiace perché tanti più vengono da noi ogni giorno, però noi si dà la possibilità anche se chi si trova male con le protesi con la colla, perché il problema oggi, definiamo una tecnologia, no? Io parto dal risultato tecnico, no? Se io ho un problema, oggi ieri c'era un cliente che è venuto da noi che aveva cattivo odore, perché con la colla puoi avere cattivo odore sempre. Quindi era una cosa che mi trovo in queste situazioni qua. Sì. Mi fanno, una volta sembrava Lavanoni, ora sembra un lord, ma detto. No, oggi sembra un lord inglese. Davvero, assomigli a quelle corti reali. Ma da veramente. Francesco vuole sapere se ci siamo a Napoli. No, a Napoli. Allora, a Napoli c'hai un punto di assistenza a Napoli, quindi. San Gennaro. Dopo San Gennaro. No, ragazzi, c'è Mavezzo, fa una diretta seria. C'è San Gennaro. Io scherzo, ragazzi. Chi è lui? Scusa. Francesco, ascoltami, se vuoi passare la tecnologia del Geo, non ascoltare sempre Mirko, eh? Va bene, ascolta anche me. È vero. San Gennaro c'è a Napoli, ci vuole, va bene? Perché a noi ci interessa, però c'hai la possibilità di avere il servizio Geco Drive a Napoli, quindi non hai un problema. Chiamalo 055 88 25 717. Dicevo, ciao Guglielmo, come stai? Mitico! Grandi, grande te, facci sapere io. Da dove sei. All'altro grid, l'ultima volta, facevano Geco 1, Geco 1 e Geco 3, facevano, ti ricordi con la pallina? Vendevano Geco 1, Geco 2, quale prendi? Non sapevi. Geco 1, Geco 2, Geco 3. Gabriella, mi hanno lasciato con la testa completamente rasata, adesso non ho più né i capelli miei né i figli. Allora, grandi, sono Guro, Mitico! Prendi che il treno, numero uno sei? Vieni qua da sei il parrucchiere dello Star. Prendi il treno, vieni qua. Allora, quello che ti dico io, prova a vedere se butti giù, ritorni su. Butti giù. Fai vedere. No, allora dicevo, questo problema, il problema dell'odore, allora, volete togliervi il cattivo odore che ti dà la colla e non traspirante? Perché poi alla fine le protesi, quando vi spalmano la colla, non traspirano, è inutile
che no, che, perché mi raccontava lui che gli avevano, tragedia, che gli avevano raccontato che l'odore era un problema della sua pelle, no? Sì. L'odore è una degenerazione batterica e si forma quando non c'è la traspirazione. Sì, se lo vuoi levare con il geco puoi fare questo, ok? Quindi, cosa fai? Levi e rimetti, va bene? Lo puoi fare, lo potete fare, quindi lui si riattiva tranquillamente, quindi con il geco si fa, lo togli, lo rimetti, però magari se devi sistemare qualcosa. No, se qualche tu hai dei dubbi. Allora, sei completamente indipendente, quindi l'odore, lui, passata la tecnologia del geco, si sente l'ultimo profumo che ti sei messo il giorno prima, quando vieni a fare la ricarica della membrana, quindi questa è una qualità di vita straordinaria. Ricordiamoci sempre, la tecnologia del geco è brevettata fino al 2039, è molto semplice, perché potete accedervi con 199 euro più IVA se avete una vecchia protesi a colla che è in poliuretano, quindi però bagnato, e saltate anche la fila, perché per fare oggi una prova 30 ci vuole qualche giorno, un po' di bagnato, fate la prova 30 smart, io ve la consiglio. Un po' di compagnia, no? Mi dai un po' d'acqua, non poi si sbaglia. Taglia a mezzo. Con la colla figa, guarda anche come prende la colla, eh. Che colla ci abbiamo. La colla, se era la colla, lo faceva attacca a stacca. Davvero. No. Però le manine, quando mi ha detto le manine. Le manine, te le ricordi le manine? Sì, quelle si attaccavano nei muri, le trovi nelle patatine San Carlo. E quelle, le attaccavi dappertutto. Un po' di sapone per i piatti, le pulivi e ritornavano nove, eh. Il più uguale. Dove sarà il più? Il più. Sì, sì. Se ci fanno vedere allo specchio. Sì, mi garba. Scusa, c'ho un telefono oggi e. Siamo ad alta tecnologia, siamo. È il 3T il telefono. Telefono 3T. Si fa anche il telefono geco. Quindi ragazzi, il telefono geco, no. Facciamo anche il satellitare geco, io penso. È vero, con più. Meglio che si fa. Vanno dove li metti. Allora tu sembri Nilo presenter no TV, cinema, anche cinema. Buono. Sì, infatti poi quando li lavo mi invento io come metti, perché tanto lo sai come fa, no? Fa un casino. No, lui fa come gli piace, gli fa come gli pare, no? È come gli pare. Nilo presenter TV può fare tutto. Le piega, le rifà. Io taglio e sforbicio anche, sai. Infatti. O tu le bagni o tu le fai. Quindi racconta un attimo un po'. E ti racconto? No, l'evolversi una barzelletta della, no, di quello che è il canale, ormai è il canale più seguito musicalmente, sicuro. Sicuramente il canale. Sicuramente. Io ogni tanto lo guardo, perché mi calma la musica, anche la musica. E poi in fascia pranzo si fa della roba simpatica, partita ora, c'è, senti, un cuoco che cucina, che fa, cioè l'altro giorno fecero gli spaghetti all'astice, un astice così, un lavoro meraviglioso. Lui cucina. E che ha mangiato? Una presentatrice col WhatsApp in diretta nazionale, che la gente scrive e fa le dediche in tempo reale ai parenti, gli auguri, e chiede delle dediche musicali, e gli mandiamo in onda il video musicale dell'artista che ha chiesto. Ragazzi, seguite, reale. Attenzione. E nel frattempo un giornalista che ti dà le notizie ANSA in tempo reale, non il TG5 che ti dà quelle due ore prima. Ansa tempo reale. Quindi cosa vuoi dire? 16 milioni? 16 milioni di telespettatori. Ragazzi, Nilo Presente TV e il GEO hanno portato, insomma, un grande contributo a tutto quello che è l'esplosione. No, perché ora sei diventato conduttore primario, no? No, primario. Emanuele magari dice che ha paura che venga via quando fa il bagno in mare. No, io mi sono tuffato dal gommone a 50 all'ora e non è successo nulla. Yeah. Ciao Manu, non so se sei un novizio, non è che porti una protesi, giusto? La differenza tra la colla e il geco, quindi quello può succedere con la colla, ma il geco in presenza di acqua, di sudore,
quindi fa questi legami a idrogeno e aderisce ancora di più. Questa è la differenza che puoi avere. Quindi se vai a vedere i nostri live o le spiegazioni tecniche, vai a vedere che ci sono fino a 85 kg di trazione. Ismaele vuole sapere quanto costa. C'è la possibilità di fare, Ismael, la prova 30 a 550 euro più IVA, però chiedi informazioni allo 055, fagli vedere, mandagli il numero. Emanuele dice sono troppo belli. No, ma anche lui è bello, Te pensi che quando mi sono buttato dal gommone a 50 all'ora, i pesci si avvicinavano per vedere dove era l'attaccatura. Una la trovavano. Guarda che Nilo, te pensano all'avvento di Nilo, no? Allora il re è sempre stato il grande mito, no? Il grande, quello qui, lo vedete, no? No, attento, però poi in ogni settore Ismael, ma vieni a vedere quello che puoi fare, perché qui no, lui è andato in Turchia, ha trovato chiuso e i capelli 3T Ionix con la tecnologia del Geco hanno avuto il sopravvento su di lui. Sì. Qua. Sì, ma tutto sommato alla grande. No, mitici! Lo vedi qua, cioè, ma dai, è pelle questa sotto, è bellezza. C'è la pelle! Cioè, non è che tu vedi... C'è la pelle, controllate. Le reti, Guarda che pelle che c'è. C'è la pelle, signori. Che pelle? La pelle, questa è pelle. Emilio dice: il dottore si è buttato col paracadute e non si è staccato e non aveva il ciuffo sotto la maschera. No, perché qui c'è delle polemiche, capito? Perché fuori, sai. No, perché fuori abbiamo lui attacchi. È bellissimo, anch'io ho gli stessi occhi suoi. Eccolo. E allora ti mancano i capelli. No, è una donna. Ha gli occhi belli. Aspetta, Loredana dice: Miti a Loredana, un bacione, te lo diamo perché sei sempre presente. E questo è un bellissimo cliente, hai gli occhi belli e i capelli belli. Pensate, ma perché non ha visto il resto, signore? Uno spettacolo, vero? Dopo questo vado via. Allora, dopo Loredana dice... Via perché devo andare via. No, lui è bellissimo, lui è bellissimo, no? Io dopo vado un bagno. Hai anche gli stessi occhi suoi o lei ha i tuoi, non capito? Ci si è scambiati, è stato uno scambio. Che belli i suoi capelli, Che belli sto capello, bello. È un capello da 16 milioni di telespettatori. Attenzione, ragazzi. Ismaele dice: a me i capelli veri si sono staccati sulla moto. Dio buono, Ismaele. A quanto andavi? No. Era nello spazio, Ismaele. Come fa? Era senza casco. Ma i tuoi capelli, il casco ci vuole. Ma sei rimasto impigliato in qualcosa? Dove sei andato? Con il Geco sono superiori perché fino a 85 kg i capelli normali non esistono, si strappano. Il Geco rimane in testa, E poi con un traspalle te lo puoi tirare fino a 165 kg. Eccolo. Lui. Ora mi taglia gli ossa. Loredana ti dice: oh, i capelli ce li ha. Loredana ce li ha. Giuseppe, ce l'ha. Allora, ci siamo a Milano. Cosa fai? A Milano siamo. In diretta. Telefona se vuoi andare a Milano, vuoi avere il servizio GeoDrive. Perché Milano, capito? Milano era importante. In taxi te lo portano. Capito? Ismaele vuole sapere se può chiamare ora per avere delle informazioni. Sì, chiama ora al numero che ti ha dato in sottoimpressione lì, o in sovraimpressione. Ismaele dice: lui ha perso la pelle quando si è sposato. Ecco perché, Mano, quello è stato un traumi. Ma infatti io e lui non siamo sposati. No, ma quella è stata un'attrazione forte, più di 85 kg. Quella è stata una cosa. Loredana ha detto: grande Lori. È il segreto di bellezza non sposarsi, capito? Vedi, il presidente uguale, ride, però il presidente uguale. E scansa lui, poi un po' gli tocca. No, io un po' gli tocca. Un po' gli tocca, è già pronto, guarda. Trasformi. Un po' gli ride e un po' gli tocca. Ragazzi, qui siamo. Sai, io sono sempre in lista. Prima o poi te lo chiedano, io te lo dico. Impianto a colla. Insomma, dimmi un po', dai, passa avanti, stavo scrivendo perché c'ho un telefono. Nulla, che ti dico? Sono già le 6:30. Lei c'ha da fare anche l'assistà. Ecco. Assistà c'ha da fare. Noi qui siamo meravigliosi, siamo pronti per fare il weekend. Aurora di Pasqua. Dice che è appena entrata, che tecnica usare? Usate, penso. La tecnica? Tecnica Kung Fu è un po' tucizio. Facciamo. Senti Mirko, chi è lei? Aurora Lamazzotti, no? La tecnica nostra è quella del piacere, del
della confortazione. Io lo vorrei vedere lì. Sì, io lo vorrei vedere lì sul palco accanto a te. Io praticamente la confortazione, no, la confortazione delle pie di tui avec, guarda, le maison, questa è le maison di Capra, No, Aurora, ascolta, no, usiamo una tecnica brevettata, se ci segui, quindi lui era, saliva, se sembra strano, è acqua saliva, capito? Acqua saliva. Che non ha i capelli e non è andato a fare un trapianto, ma è questa nostra tecnologia. Posso essere il Giacomo io con la lingua? Questi... Sì, è vero. Sono io il Giacomo. Quindi? Quindi che si racconta ancora, che si dice che devono tassativamente fare il test, mettersi sti capelli e provare. Poi dopo lo diranno come... Ciao Lorio, lei ti saluta dalla mia Calabria, Cosenza, I love you Cosenza, mitica, mitica, mitica. Il nostro bluette e poi abbiamo il principe. Bravo. Un puffetto. Io sono il re dei puffetti. E il puffo... C'era il detto, no? Try black... Never go back, no? Sa sì. Che vuol dire, no? Certo. Però diciamo, provi il nero, non torni più indietro, no? Vero. Qui si dice try Jack, try Jack, try Jack, e non torni più indietro, quindi... capito? Se provate il Jack, non torni indietro, bravo. Provi Jack, non torni indietro. Provi la Holla e abbandoni nero, tutto e tirasi. Il nero c'è da pannarne perché non torni indietro. Gianluca vuole sapere chi è il vero Jack. Chi è? Il vero Jack Man. Ma decidi te perché qui c'hai... Chi è vero Giacomelle? Io? Chi è? Mirko? Se la battono lui. Se la battono, c'è altri personaggi nuovi, c'è il grande Emilio, capito? Poi in Campania sta nascendo un talento che ha la Diego Armando Maradona, insomma, vabbè. Ora, capito? Stanno nascendo come i funghi i Giacomelle, eh? Senti, te ne avanza un impianto che lo volevo prendere per Pasqua, perché volevo fare un regalo di nuovo di Pasqua con l'impiantino sopra. E poi lo porti in trasmissione. Sì, diamine. Anche il nuovo con capelli. Grandi, grandi. Mitico. Vediamo un po' come ti hanno acconciato oggi. Cambiamoci un po' così. Ah, tutti scompigliati. Senti, ma se poi così si staccano, no? Vero? Sì. No, penso di no, insomma, se ci fosse la coda magari può darsi, insomma, ora potresti... Mitico, allora, faccio un salutino e poi ti mando io, perché te, il nostro grande Nilo c'ho presente degli impegni, TV, ha degli impegni straordinari, lui è allora, sempre così, dimmi, dai, cioè, parti, via. Semplice e rapido. Il Geo ti guarda. Io il numero di telefono non me lo ricordo, comunque, telefonate. Ma il tuo? Il tuo? Il mio? No. Gli do. Chi volesse apparire in TV? Già mi chiamala qualunque. Se vai su internet e cerchi Canale Italia, trovi il mio numero subito su Google, appare. È vero, no, ma l'ho messo su Wikipedia, l'ho scoperto l'altro giorno. No, ma siete, Nilo presente TV, l'uomo da 16 milioni di visualizzazioni, di ragazzi, euro, settimana, perché, però ecco. Questo è una cosa veramente... Senti questi 16 milioni di spettatori, dite un euro su PayPal ciascuno, voglio dire, io smetto di lavorare. Fate una donazione se volete, se vi piace, 16 milioni di euro diventano. Voglio dire, nessuno si sforza, neanche io dopo aver preso un milione di 16 milioni. Ilaria, come ti sembra questo? Vieni qui, via, fammi vedere. Vediamo una tecnica del Geo che dice... Un effetto veramente straordinario, sembra che i capelli escano fuori proprio dalla cute. C'hai anche una cute, vero? È proprio quello, c'ho anche una cute, pensa che sotto c'è. Quindi se lo dice Ilaria, nonostante forse sia una nuova nel mondo del Geco, ma insomma, quello ti ha impressionato di più, quello ti ha impressionato di più di quello che guardi adesso, cos'è? La bruttezza di quello che hai visto. L'effetto naturale di questo geco, non si vede... Lo consiglieresti, cioè, a qualcuno? Certamente. Non più di uno, però, dai. Solo uno. Non provate in tanti, ragazzi, va bene? Prof, vieni anche te stasera, venerdì, dai, vi faccio un saluto, dai. Vieni qua. Buonasera. Grande, prof. Quindi che dici, prof? Che dico, allora è un mito, quindi non c'è più del nulla. L'uomo da 16 milioni di visualizzazioni alla settimana. Ora sapete? Poi me li riaggiusto un pochino meglio, perché così se poi lui fa brutto. Anche delle cose che non si possono fare, però per lui, per il Geo Man... Che riguardano il Geo, no altre cose. No che... altre cose, va bene. Quindi dai, dacci una dritta e poi ti si lascia andare. E si fa una chiusura lampo. Una dritta? Allora, il futuro sono i social. Quindi, chi c'ha il Geo...
deve aprire un profilo OnlyFans, va bene? E apriamo un profilo OnlyFans col Geco. Cose zozze col Geco. Vediamo quanto regge, attaccati ai muri. Allora ragazzi, questa è una provocazione. Provocazione del grande Nilo, presente in TV da grande protagonista. Io non ho ancora aperto il profilo perché aspetto che mi faccia la loro offerta, perché io sono richiesto, capito? Allora ragazzi, dopo questa bellissima, insomma, provocazione, no? Simpatica, poi insomma, alla fine poi c'è qualcuno, qui abbiamo veramente un personaggio e lo amerete ancora di più nel passare del tempo, perché voi collegatevi sempre sulle TV che contano, diciamolo, no? Quelle che contano, no? Allora provate sul 71, se no dal 10 al 14 Canale Italia. E basta, tanto ormai nel resto c'è un programma che sta, diciamo la verità. È facile, Cantando Ballando tutte le sere. Cantando Ballando è un format veramente... Sono 30 anni che viene fatto, quindi voglio dire. Come mai ha avuto un successo così grande in questo? Perché è l'unico programma sul palinsesto nazionale di musica che c'è ogni sera. Perché se no vedi Sanremo, lo vedi quelle 10 puntate e poi può partecipare anche persone, insomma, talentuose, magari tutti, trovano spazio. Esatto, si promuovono, quindi artisti, cantanti, cover band, orchestre, si promuovono attraverso questo programma che gli dà visibilità sia nel pubblico che innamorato della musica, ma anche organizzatori di eventi che ci guardano per trovare nuove scoperte e quindi contattarli e chiamarli a far serata. Quindi che se sei una persona che pensa di avere talento e ti vuoi promuovere e non hai avuto spazio, o pensi che comunque non sei stato fortunato, esatto, con la sorte, insomma, pensi di avere più talento di quello che non sanno, bravo, gli altri, noi diamo lo spazio che serve. Nilo dà lo spazio alle persone talentuose e non sono ancora, non hanno sulla avuto pagina possibilità. Facebook, bravo, di Cantando Ballando c'è anche il mio cellulare, quindi andate, per gentile concezione del Geco Man, sta diventando Geco Man, va bene? Esatto. Ok, quindi Geco Man. Allora ragazzi, io ti lascio andare. Vai. È sempre un piacere di averti con noi ogni tanto. Piacere fatti, mio. Fatti vedere. Ora era tanto, era un po' di tempo. È un po' di tempo. Perché dura troppo sto Geco. Capito? Dura troppo tempo. E allora, vedo poco. Da Geco Man io ti guardo sempre in televisione. Tu qualcosa che dura meno, perché se no ti vedo ogni due mesi e mi dispiace, capito? Ma allora, guarda un po' se la colla c'è, diciamo, ma è finita, mi sa, perché l'ultimo ballerino di colla... Se la colla ci si vede tutte le settimane. Capito? Allora... Un grande saluto al principe degli occhi azzurri, in arte Nilo presente TV. Yes. Un saluto agli amici di Instagram. Ci vediamo, buon fine settimana. Ciao. Un saluto da Ilaria, un saluto dal mitico prof. No, ci si rivede rapido. Dove vai? Quando c'è Pasqua? Pasqua è tra 10 giorni. Dove vai? Va bene? Un saluto alla Lady Blu, dov'è Lady Blu? Si fa... Ci sei? Mirko. Tagliari, allora un saluto alla Lady Blu che vi sente. Poi un saluto al presidente Max da Caffè Intelligenti, miglior canale, quindi per le vostre soluzioni migliori, più innovative. Eccola, mitica. E con il colore in mano, la numero uno assoluta. Ho bisogno di te tra pochi minuti. Ok, allora ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao.